Sta tutti bene, infatti ho mille dubbi, perciò vuol dire che è molto positivo questo, nel senso che vuol dire che mi mettono in difficoltà sulle scelte, vuol dire che stanno bene, la grossa parte della squadra, perciò sono un problema di scelte, di valutare bene la durata di chi ha il più minutaggio, anche se si tiene una partita, se devo valutare tutti questi aspetti ad ampio raggio e poi deciderò la formazione, insomma, ecco. Devo dire che ciò più di qualche dubbio, non uno, ma ce n'ho due o tre. Menegoni sta facendo molto bene insieme a Greco, tutti e due mi piacciono, due ottimi giocatori che mi piacciono molto. Menegoni molto ordinato, bravo negli inserimenti, vede la giocata prima. Greco molto bravo negli inserimenti, nel tiro in porta, nella conclusione, nel tagliare nello spazio, molto bravo anche in interdizione. Sono due ottimi giocatori che, insomma, che ci verranno molto utili. No, la squadra è molto esperta, molto fisica. Conosco alcuni giocatori che sono là, Magliani, Lucci, che l'ho avuto io sia ad Ascoli che l'ho portato poi a Livorno. La squadra è esperta, che ti concede poco, chiude molto gli spazi. Bravi nel ripartire, c'è un buon attacco che si completa bene con Cosa, che è molto prestante, forte fisicamente, Gianetti che va nello spazio, perciò sono due che si completano. È una squadra che deve avere pazienza, non voler fare tutto subito, ma giocarsi la partita con molta intelligenza. Mister, faccio un attimo un salto indietro, la sua esperienza di Livorno. Il presidente Vulcanico che è diretto, dice quello che pensa, alle volte magari non in situazioni opportune. L'aspettativa è di arrivare entro i playoff. Io ero dentro i playoff, ero dentro in quel momento lì e quello mi ha scocciato, perché quando sei dentro i playoff ti scoccia lasciare una cosa che sei dentro. Sarà una partita molto difficile perché conosco il Livorno, so cosa mi aspetterà, so che non troveremo spazio, perciò dovremo essere non con le antenne su, di più, molto molto attenti, concentrati, non concedere nulla, perché queste sono partite molto insidiose, che non vogliamo ottenere tutto e subito perché faremo gioco all'avversario, perciò dobbiamo avere la pazienza. Vale i gol anche al 95esimo come l'abbiamo fatto a Cremona.